Bella a tutti ragazzi, qui Wolf, venuto a questo nuovo live, oggi siamo su Battlefield 4. Sì, la seconda volta cerco di registrare, visto che la prima volta il mio computer è crashato, dannato Windows 8 che mi ha capito non serve a niente. Comunque ora cercherò di fare un live. Ragazzi, contate che sono interessante la seconda pagina, voglio dire, comunque ho giocato veramente poco, posso giocare in SD. Quindi ragazzi, vi assicuro che, no, che non si scherza. Comunque ragazzi, cerco di farvi vedere il più possibile, quest'anno per siamo scelgo Shanghai, o se preferiti saluti da Shanghai, attualmente non è molto in mente per dire l'arma, ma non ho ancora bene capito che arma sia. Poi vabbè, abbiamo la P226, che per chi non sapesse è una pistola. Ecco, andiamo subito, vedete, hanno proprio cambiato, cioè adesso i comandi sono, vabbè, select, non si vede neanche la... non so neanche come si possa vedere la, ovviamente con select si vede. Poi adesso per coltellare si utilizza R3, che per 10 secondi si utilizza il code a meno che non abbiate messo la tattica, e R2 quindi adesso viene utilizzato per indicare i bersagli, per voi dovrebbe essere il commander. Io personalmente non ho ancora visto, spero di riuscire a vederlo anche proprio per vedere com'è che sia, perché questo primo attacco col veicolo, attualmente vengo giustamente ucciso perché contro i veicoli qua non posso fare niente. Anzi, adesso è andata così, adesso veramente, cioè sto qua che non si sa cosa che voglio fare. Poi aspettate ragazzi, se ce la faccio, ecco. Allora riparo. Che non so capire se quella è la mia vita. Cavi, scendi, è vero che... ah sì, qua ti ho detto, hanno cambiato tutto. Cioè proprio... sì. Sono proprio atterrato in un buco. Ma è amico... sì, vabbè. Ma perché? Cioè non riesco a... ragazzi, non riesco. Allora, option. Ecco perché. Ragazzi, mi dispiace, non riesco a fare neanche un'incisione, ma adesso come penso avete potuto vedere, sì vabbè, qua siamo in fondo al mare. Ragazzi, ragazzi, cioè non riuscivo proprio a tenere una puntata su un nemico. Sapete, sta venendo schifo, cioè qua sto proprio... ma perché? Detto, mi sbaglio. Interessante. Mi sto, ecco, continuo a sbagliarmi con i comandi. Ma dai, ma perché? 76? Con la mia stessa arma. Oh ragazzi, non ce la faccio proprio a fare sto gameplay. Secondo me questi qua sono anche forti. Ma non ho idea di dove stia andando. Che bello. Ragazzi, poi proprio per farvi vedere la mappa. Oh. Ragazzi, adesso proviamo a... no, funziona. Ma ci sarà un dannatissimo modo per salire? Senti, lo so che così simile sia la pubblicità. Ma c'è un dannato modo per salire o può salire soltanto con la... certo ragazzi, c'è proprio sti comandi qua, non sono di Battlefield, mi sembra di giocare a COD. Io voglio sapere come si fa a salire però. Poi mi vedo anche già nemico. Cos'è di sopra? Ma se non voglio star qua a perdere tempo inutilmente, quindi direi di capire dov'è. Ora non sto capendo niente di quello che dicono. Dovete vedere questa mappa qua che, come vi ho detto prima, c'è lo Stendhal. 4 minuti saremo... boh, quanto tempo sarà? Sarò boh. Ora non ho ancora capito com'è che si attiva col tasto... siamo si attivi col tasto select. Ho già provato due volte e sono finito... non tanto belli, visto che
ecco, frequentare tantissimi menu, perché hanno cambiato. Ecco, la prossima cosa che faccio è cambiare i codici, perché quasi seriamente non sono abituato. Chiamo più un po' il punto dove campare, potete dire che sto giocando con gli obiettivi, quindi vedete come proprio è cambiato anche tutto il... Mamma mia, che paura! Convinto che avessi detto di me. Oh, ci sono dei passi. Sei te che ti muovi o... Ah no, c'è il nemico. Che non riesco... Visto, ragazzi, sbaglio sempre. Ma dai, l'ho preso in pieno! Ok, adesso proviamo un giallo. Grazie, ragazzi, non so cosa dirvi, lo so che sarà noioso questo video qua che continua a morire, ma... Guarda, facciamo una bella garantina. Tanto per far capire al nemico che siamo qua. Tanto l'ammassa, aspetta. Ma perché dietro ce l'aveva, mamma mia? Che poi vuole sapere perché mi ammazza con la stessa identica arma. Poi fa perché viene messo, sembra quello che sia. Dai, niente. Che cavolo. Uffa, ma no, togli! Dai, che... ma... Muori. Ragazzi, prima uccisione. Ma... Ancora lui? Io qua voglio capirti 200... Ma col cavolo. Vediamoci la. Io vorrei sapere poi perché non ci sono, per quale carabina non ci sono ancora, c'erano ancora bloccate. Per qualche strano motivo mi dà lei. Ma perché sbaglio sempre? Cioè per qualche strano motivo mi dà. Io ho sicuramente fatto un errore. Ho detto il cambio di... Ma dai, non muoiono, non muore sti qua, non muore. La moto non supporta a questo punto. Sto facendo proprio schifo, ma... Anzi, guardate, questa qua qua no. La cosa del SM20U. Cazzo, potete anche vedere il doppio, no. Perché sono sempre... Ecco, questa qua è una caratteristica di COD. E quindi sono convinto di essere il COD. E questo qua dovrebbe essere il mio coyote. Ma perché no? Io vorrei sapere come si vedono sti veicoli. Ah, ma hanno cambiato i comandi. Ci mette voi li muovete con la levetta. Sì, adesso io non so. Lo senti amico, ma non mi vede dove sto andando. Questa qua dovrebbe essere la direzione giusta, ma anche no. Ah, ecco, vedete, io quello che l'altra volta è abbastanza interessante che hanno messo, cioè le postazioni fisse, che ce ne ho molte meno su Battlefield adesso. Questo qua sarebbe una specie di lanciagranate automatico. Ah, questo qua è... l'ho chiuso fuori. Ah, però salve conti. Dai, prendi, vedo l'ora di prenderlo in italiano, che almeno sappiamo quello che c'è, comunque qualcosa sto capendo, ma non tanto. Ah, ma è che cazzo, pensavo fosse dall'altra parte.
Poi anche lo scemo con lo spasso, guarda, lo scemo. Poi vorrei sapere dove si sono infilati i miei amici. Aiuto sopra di te. Scemo, siamo amici. Adesso scopro l'avercelo dietro, qualcuno. Può entrare? No. Ho sempre questa pistolina qua che devo ancora capire, cioè, che cosa sia. P226 la Six Arrow. Infatti no, ma ho sentito che cioè, molto leggevo, leggevo molto no, i libri di guerra e tutto e non riuscivo a capire. Ok, non fateci caso a quello che sto dicendo perché io qua non ci sto capendo niente. Vabbè, qua potete vedere proprio come si muove. È un altro bonus, ma perché? Ragazzi, uscita un po' camperosa. Qua in giro c'è qualcuno, è morto, sì. Ragazzi, scusate per le uscite, mamma mia. Non riesco a fare uccisioni, che poi vorrei sapere, no, sì. Oh, non si capisce, ma batte. Io vorrei sapere perché hanno fatto così battere l'orca. Cioè, stanno catturando, ma la minima idea di dove siano, o forse sì. Ma se non avrei visto uno qua, no. Sofferò di serie problemi. Ogni tanto mi capita di vedere ancora in realtà, non l'hai visto. Provateci a giocare tutto il tempo a videogioco, tanto ci gioco io. E comunque qua non riesco a capire tanto. Io secondo me questo qua è quello forte, la fai da sola. Chissà perché poi qua, guardate, non c'è, manca la clinica si è una bandiera, non si sa perché. Che l'ha fatto così. Magari perché è in cima. Oh scemo, guardate che dai. Voi vedete, forte lì perché c'è anche l'indicazione, c'era proprio la bandierina. Tutto perché uno non... E anche uno mettete... Deve essere che uno non capisca di che nazionalità è starma. Cioè, sto coso qua che secondo me è un lancia a granate, credo. Però, ragazzi... Vedete, ragazzi, non dovete credere a quello che dico io. Abbastanza a caso, cioè non ho proprio la minima idea di quello che sto facendo, come penso avete potuto capire. Chi è che ha sparato? Io vorrei sapere perché il mio che così non mi mette anche il coso, ma vabbè. Ma questa qua è quella, sapete, quella famosa, no? Dove voi vedete che c'erano i tizi che... Voi sapete che a un certo punto saltava tutto in aria. Qua teoricamente dovrebbe cadere il palazzo, speriamo che non cada mentre ci sono dentro io. Che se no mi arrabbio. Tutti qua. Siamo tutti qua. Clinica Rucci con RPG al posto del sedere. Comunque ragazzi, direi a questo punto di buttarsi per fare idea della grandezza di sta mappa. Paracute, che nome, non una garanzia, vabbè. Vediamo un po' se ce la faccio da te. No. Ragazzi, io non ho mai imparato a controllare il paracadute come penso avete potuto capire. Che io qua ne ho avuto il paura venuto tanto per non farmi male, infatti qua mi sono quasi ammazzato. Ragazzi, comunque sto facendo un bel numero di punti con le conquiste, cioè io vorrei sapere chi è quello che mi sta sparando, che ormai io qua secondo me magari scopro che è anche un amico. Ma cos'è che... Anche qua ho dovuto vedere, adesso vediamo.
abbastanza interessante che ti dovrebbe dare delle specie di comandi, teoricamente. Ma come ha atterrato qualcuno? Proprio che ce l'ho Dietro. esattamente dietro. Oh ragazzi, ma penso avete potuto vedere io a sparare con queste armi qua, faccio abbastanza schifo. No, aspetta, è vero, proprio a faccia granate. Proprio sparando a caso. Aspetta, butta il... No, cavoli. Mi ha chiamato te, ma mi ho sentito da ora. Lo so che c'è un cecchino qua. Io Lì. vorrei sapere dov'è. Dov'era? Non ci credo! Io sto facendo abbastanza schifo a giocare, ma ragazzi, questo qua sono i primi giorni che mi sta tutto premium, ovviamente ci sono della gente abbastanza forte e solitamente uno prende il premium, non che fa schifo a giocare, ma che se la cava, solitamente qua non si sa mai, che si fa comunque il gioco chiude, solitamente piace, io vorrei sapere perché, solitamente vabbè. Credete, vi dà anche sembra, vabbè, squadra bonus, tutti vi dà delle specie di punti perché state catturando, voi vedete. Cioè, quindi vi dà, ovviamente mi sta dando un botto di punti, che personalmente non so di cosa farmene. Che la stessa aspetta, stavo facendo vedere un po' di tutto, mi ho fatto vedere lo scarpe, perché... Ah ecco, guardate, adesso sì, guardate, proprio spettacolare. Un po' l'ho preso soltanto per vedere sta cosa qua. Praticamente si dovrebbe essere cambiato tutto. Ma scusate. Ah, forte! Cioè no, guardate cos'è che... Cioè, sono stati lì anche a fare le cose che si abbassano. Cioè, veramente, ragazzi. Se vi piacciono di sparare tutto, da quello che vedo io, mi sembra un buon gioco. Prendetelo, vabbè. Ho il cavo attaccato al sedere, che non ho geniere, ma forse... Un altro spot bomb, quindi l'avevano fatto fuori. Ora, qua c'è qualcuno. Cioè, capite? Guardate, ecco, questa carta qua secondo me è abbastanza bella. Cioè, come penso avete potuto capire... Ma dai, vabbè, non è morto. Io vorrei sapere perché, vabbè. No, vabbè, Rico no. La ricoperta Vabbè. delle robe, no? Grazie, volevo cercare di fare un po' di cose, ma provare Rico non mi va affatto. Diamo, no. Riccione, hai ricoperato? Ma dov'era? Come penso avete potuto capire, se io provo un po' più un minimo, adesso vediamo un po' di ingegneria, questo qua tagliamo. Poi vorrei sapere com'è che si fa a mettere il Dark Lantern, cioè non ho mai capito. Vabbè. Magari in realtà non tagliamo questi figli, è una vera tagliata quanto fingendo, no? Onestamente anche qua vabbè ci sono tizi che ti fregano le uccisioni. Mamma mia! Cavoli, P226! Grazie, usate l'overpower, no sto scherzando. Sono io che ho avuto fortuna.
Cioè, ho fatto più ciclo di cura pistola che con un fucile d'assalto. Last man is board. No, che siamo così. Ah no, ultimo uomo in squadra. La squadra sta intelligente perché ti dice, guarda, è l'ultimo uomo, infatti mi hanno ammazzato. Tu che ti dovrebbe dire, tu sei l'ultimo uomo, sta attento a non morire. Vabbè, poi salute, sono morto. Però è una cosa abbastanza intelligente. Ragazzi, direi che con te che siamo a 20 minuti, quindi direi l'ultimo pezzo di cosa, beh, probabilmente sempre con lo fedele ingegnere. Guarda, TG può sempre servire a qualcosa. Anche contro gli umani. Praticamente stanno chiedendo che quanto sono scemo, cioè forse non ci ho azzeccato niente, ma forse. L'hanno fatto fuori quello lì. Dai, squadra, muoversi. Ci stanno attaccando A, dannazione. No, mi sono bloccato. Che ci stanno fregando A, non per dire, e non per disturbarli, infatti. Comunque hanno proprio presa veramente, cioè, più o meno. Tanto per passarli. Ragazzi, c'è il top, c'è proprio, c'è questa qua con una cura dei dettagli penso fantastica, cioè stare, so se mi spiego, cioè stare anche a mettere dentro tutto cose assurde. Facciamo granata tattica. Questa è la mia entrata poco ortodossa. Ragazzi, io quando dovevo entrare da qualche parte mi buttavo sempre. È molto più veloce. Io vorrei sapere perché si sta muovendo come uno scemo quando dovrei mettiamo in qualche stupido posto. Nella 22, quindi direi appena muoio, il che succederà abbastanza presto. E adesso ho fatto una cosa abbastanza interessante perché per muoversi adesso, guarda, c'è anche il boss. Che è l'altro pulsante. Non dovrei cantare, sono in guerra. Oh, ragazzi, sono dettagli tecnici. Muori! Mamma mia, è me in squadra come si chiama, sta mitraglietta qua. Purtroppo ho bloccato le carabine, sono carabine abbastanza interessanti come grandissima CR, che è proprio una delle mie armi preferite. Doppio comunque. Comunque ragazzi, cioè per adesso è stato colpito abbastanza bene, abbastanza buono, quindi spero di avervi annoiato, quindi bella e alla prossima.